Newsline. Filo diretto con l'informazione. Discrepanze tra le opere realizzate e quanto riportato nei documenti contabili, criticità sulle modalità di redazione degli atti contabili e dubbi sul calcolo economico delle migliorie che avrebbe causato un aggravio di costi quantificato in 1,2 milioni, pari cioè al 13% in più rispetto al valore dell'appalto iniziale da 9,5 milioni. Sono alcuni dei rilievi fatti dai componenti della commissione di collaudo dell'ospedale Covid realizzato nella Fiera del Levante di Bari durante l'audizione in prima commissione consiliare. L'audizione era stata richiesta per far chiarezza sulle spese sostenute per l'allestimento dell'ospedale Covid e rientra nell'ambito della più ampia indagine amministrativa sulla gestione da parte della Protezione Civile Pugliese dell'emergenza. Questo dopo l'arresto dell'ex capo dell'ente Mario Lerario, finito in carcere lo scorso 23 dicembre con l'accusa di aver intascato due tangenti. L'appalto iniziale per l'ospedale Covid prevedeva una spesa di 9,5 milioni, poi sono state chieste cinque varianti al progetto che hanno fatto lievitare il costo a 19 milioni circa. Basilicata protagonista Venezia nella finalissima della edizione 2021 di Miss Italia, in ritardo di qualche mese causa Covid. Gabriella Bagnasco, 20 anni, di Melfi, è salita sul podio ottenendo il secondo posto. A vincere è stata la campana Zeudi di Palma, la giovane melfitana diplomata al liceo scientifico e iscritta alla facoltà di lettere e filosofia. Sogna di intraprendere la strada del cinema e indica tra le sue passioni anche la moda, fotografia e pasticceria. In 81 anni di storia del concorso è la prima volta che una lucana raggiunge il podio. Grande orgoglio è stato espresso via social dai suoi concittadini. Un 47enne della provincia di Lecce ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo aver ingerito detergente ed essersi dato fuoco con del liquido infiammabile mentre era solo in casa in isolamento per aver contratto il Covid. A dare l'allarme al 118 sono stati i vicini di casa allertati dalle urla dell'uomo. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Un uomo di 53 anni è stato posto agli arresti domiciliari a Melfi, in provincia di Potenza, dai carabinieri con le accuse di tentata estorsione e illecita concorrenza nei confronti di due imprenditori agricoli che operano nel settore cerealicolo nell'area del Basso Melfese. L'arresto è stato disposto dal GIP presso il Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato l'inchiesta avviata nel giugno dello scorso anno, quando un imprenditore denunciò di essere stato minacciato e aggredito dall'indagato, che lo aveva anche inseguito e tentato di investire con una mietitrebbia. Secondo gli investigatori, l'uomo voleva che la vittima delle minacce, un altro imprenditore di origini irpine, minacciato a sua volta successivamente, abbandonassero le attività cerealicole su porzioni fondiarie di proprietà di terzi, reclamandone la trebbiatura e i relativi compensi economici. Le indagini hanno stabilito che anche a causa di un clima di omertà diffuso, la paura per possibili azioni ritorsive, gli incendi dolosi che si sono susseguiti sul territorio nell'estate 2021 hanno indotto i due imprenditori a valutare di non assumere commesse in tali zone per i pericoli connessi. È chiuso il termine per la presentazione delle domande al concorso della Regione Puglia per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 306 persone. Sono 65.830 le domande inoltrate. Secondo l'assessore regionale al personale Gianni Stea, è stato svolto un lavoro certosino e di squadra che porterà all'assunzione di nuove figure professionali necessarie per rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi, dando al contempo speranze a tanti giovani in cerca di un'occupazione di valore e a tempo indeterminato in un momento difficile per il paese, offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall'estero e dalle regioni del nord Italia. Sono 61.612 pugliesi che hanno inviato la domanda di partecipazione, 869 i lucani, mentre 457 domande sono arrivate dal Lazio, 384 dalla Lombardia, 280 dall'Emilia Romagna. Una sola domanda è arrivata dalla Valle d'Aosta. L'età media dei partecipanti ai 25 profili professionali si attesta attorno ai 35 anni. Molte le donne che parteciperanno al concorso, per alcuni profili sono in netta maggioranza. Newsline, filo diretto con l'informazione.